La mia storia inizia nel 1969, a Taranto. Sin da quando ero piccola sono sempre stata mossa dalla curiosità, tipica dei bambini, di scoprire il mondo che mi circondava e le varie creature che lo abitavano. Avevo qualche bambola, ma quando si trattava di regali, i miei preferiti erano microscopi e telescopi. Potevo rimanere ore a giocarci. Mi sentivo totalmente presa da quei due mondi, perché uno era infinitamente piccolo e l'altro infinitamente grande. Così pian piano mi sono appassionata sempre più alla biologia per cercare di capire i meccanismi della vita e terminate le superiori ho lasciato Taranto per l'Università di Bari e poi per ragioni di cuore sono volata a Padova per iniziare quella che sarebbe stata la più sensazionale avventura della mia vita. Ho adorato l'università e mi è sembrato tutto molto semplice, probabilmente perché mi divertivo molto. L'evoluzione è diventata il mio principale interesse e una volta conseguita la laurea mi è stato offerto un dottorato di ricerca in biologia evoluzionistica. Ed è stato così che mi sono ritrovata a fare ricerca. L'idea di seguire la mia passione, allo stesso tempo di andare più in fondo nelle cose, di fare nuove scoperte, era tutto quello che volevo. E da allora non ho più smesso. Al termine del dottorato mi sono trasferita in Svizzera, al Basel Institute of Immunology, che è il meglio del meglio nell'ambito dell'immunologia. Quel posto era incredibile, quindi mi sono rimboccata le maniche e 6 mesi più tardi sono diventata il più giovane membro scientifico dell'istituto. Dopo 5 anni ho fatto ritorno a Padova per dirigere il laboratorio di immunologia del VIM, per poi trasferirmi a Milano, dove ho diretto il laboratorio di immunità adattativa all'Istituto di Ricerca Humanitas. Ve lo immaginate? Nel giro di pochi anni, io, una ragazza di Taranto, mi sono trovata dirigente di uno dei più bei laboratori al mondo. Nel 2013 ho ricevuto l'ERC Advanced Grant, cioè un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro dall'Unione Europea per portare avanti il mio progetto STEPS, volto a investigare le molecole causa del cancro. Già, 2 milioni e mezzo. Questo premio mi ha consentito di tornare a Padova come professore ordinario di patologia generale, dove ho creato un gruppo di ricercatori per scoprire come funzionano i macrofagi, cioè le cellule che hanno il compito di trovare e distruggere gli agenti che provocano le malattie. Ad oggi, guardandomi indietro, mi rendo conto che non sapevo cosa sarei diventata e di sicuro non mi ero prefissata di diventare una scienziata. Ma una volta scoperta la mia passione e tutta la gioia che mi dà quotidianamente, non ho potuto più mollare questa strada. Quindi, qualsiasi sia la tua passione, non perdere tempo. Inizia immediatamente la tua avventura.